Luca Brescia, beh, nazionale italiana cantanti, beh, un bel ritorno e soprattutto una gran bella partita. Una gran bella partita, abbiamo vinto con un punteggio bello, che tu te lo ricordi, no? 7-4 o 6-4? 7, vedi che non eri neanche attento, questo mi fa un po' ingelosire, il fatto che tu non stia attento durante una partita di beneficenza, però vabbè, quello che vuoi. Come ti è sembrata in campo? A me è piaciuta, io diciamo che ho visto un buon Bugo come direttore d'orchestra, che dici? Bah, Bugo come direttore d'orchestra non è niente male, però solitamente il regista è il numero 3. Sì. E in questo caso il numero 3 chi era? Sì, però se non sai niente, vedi che allora è il mio lavoro. Guarda, no, ma perché eri su Instagram in diretta, bravo. Quindi è per quello che io cercavo di ascoltare quello. E infatti anch'io mi sono perso gran parte della partita, devo essere sincero. Però dai, è stata una bella partita. È stata una bella partita, sì. Poi chi vince sempre? Vince la solidarietà, ecco. Perciò quando può essere che vinca una squadra o l'altra, l'importante è che abbiamo portato a casa dei gran soldini per aiutare le persone che in questo momento hanno più bisogno. Perciò viva la solidarietà. Senti, che estate è stata? Bella è stata questa, un'estate bella. Spero che tutte le estati possano essere così, perché si sta ricominciando a vivere, e il che già la stretta di mano, non è più il pugnetto o il gomitino, già è un passo avanti. Speriamo che tutti si possano vaccinare e questa cosa venga demolita, o almeno se non vi volete vaccinare, però un po' più di distacco, stiamo attenti, ecco, l'importante è questo. No, io credo che comunque, a parte tutto, ci sia questa ripartenza, lo vediamo anche dalla tanta gente che quest'oggi ha partecipato, sì, a questa bella partita di solidarietà. E poi, come dire, si può anche tornare finalmente a giocare, palestra, eccetera. Che meraviglia. Perché il milanese, io credo che la partita di calcetto del lunedì sera... Ragazzi, è intramontata. Il lunedì sera si esce, si va a fare la partitina e tac, come si suol dire, si va a divertirsi. Poi se non vai a fare la partitina e a tua moglie dici che vai a fare la partitina, sono problemi tuoi. C'è il padel altrimenti. Esatto, adesso va il padel. Grazie mille. Grazie mille, Luca. Ciao. Ciao. Ciao.